Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta cremosa al limone e cioccolato bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono yogurt al limone, cioccolato bianco fuso, panna liquida per dolci, farina di tipo 00, uova con tuorli e albumi separati, zucchero, olio di semi di arachidi, succo di limone, scorza di limone, lievito per dolci e zucchero a velo per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizionare la farfalla sulle lame, mettere gli albumi, e li facciamo montare per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Nel frattempo uniamo la panna al cioccolato bianco fuso e amalgamiamo con il cucchiaino. Gli albumi sono perfettamente montati, mettiamoli da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, posizionare nuovamente la farfalla . Mettere i tuorli e lo zucchero precedentemente polverizzato insieme alla scorza di limone. E li facciamo montare per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere lo yogurt . L'olio ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 3. Rimuovere la farfalla dalle lame. Aggiungere il succo di limone, la farina e il lievito. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Versare il composto nella ciotola con gli albumi. Ed amalgamare delicatamente con la spatola. Versare il composto in una teglia rivestita con carta da forno da 24 x 24 cm.
Aggiungere sulla superficie il cioccolato fuso assieme alla panna. E variegare con uno spiedino. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta cremosa al limone e cioccolato bianco. Grazie e alla prossima ricetta!